Hello, junior man, go to the call area immediately. Subito, subito, subito. Partita, la seconda finale. Anche in questo caso, titolo europeo in palio. Nella gara appena conclusa abbiamo l'ordine di arrivo ufficiale. Intanto è suonata la campana, sono i primi punti in palio, ma nella gara appena conclusa, terza posizione con 5 punti per l'Olanda, Chris Berhout, secondo posto per la Repubblica Ceca, Metody Gilek, and European Champion, representing France, Arthur Le Beaupin. Primi due punti per Warburg e un punto per Le Mans in questa gara femminile, ma sono altri punti. Abbiamo il primo punto per un'italiana, ma sono le due azzurre, Martina Castorina e Giulia Bedon, che provano ad andare in fuga. Prima convocazione per la giovanissima siciliana, e ora Giulia Bedon davanti. Ci provano le due azzurre. Punto per Giulia Bedone e uno per Martina Castorina. Subito provano a chiudere il gap le due francesi, Violette Brun e Maiven Joulou. Si è infilata una portoghese e ripartono le francesi, e qui c'è gioco di squadra, punti al passaggio. Va a prendere due punti Violetta Brun, uno per Giulia Bedon, che guida ufficiosamente la classifica con 3 punti. Quando sono stati percorsi 2 chilometri al passaggio, meno 14. Ancora Violetta Brun, che prova a forzare il ritmo, ma è un atleta portoghese per vie esterne che va a prendersi i punti. Va a prendersi un punto importante Jessica Rodriguez, ma ora è la rappresentante del Belgio. Verburg davanti, Martina Castorina ad inseguire, va a prendersi un punto importantissimo Martina. 180-42, 1-0, 1-8-0, 42. Secondo punto per Martina Castorina, e ora sono però le francesi che provano ad allungare con Joulou. In questo momento in prima posizione
Sono due francesi più Rodriguez. Sale a 5 punti. Sale a 5 punti la francese Violetta Bron. Quando saranno altri punti in palio al passaggio e sono i punti di meno 8. Jessica Rodriguez a guidare il gruppo, sono in 3. E adesso il gruppo è ricompattato e abbiamo anche Isabella Fuchs in quarta posizione. Sembrano voler controllare la gara le due francesi, ma non ci sta Jessica Rodriguez, Giulia Bedon, l'unica azzurra che è rimasta agganciata, e sono altri punti al passaggio, punti di meno 6. Ed è proprio Isabella Fuchs. 102 239 102 239. Isabella Fuchs seguito dalla spagnola Aitana Gonzalez. Fuchs e Gonzalez, siamo all'ultimo chilometro, 5 giri alla fine. Sono intanto i primi doppiaggi. Isabella Fuchs, una grande azione della giovane tedesca. Isabella Fuchs together with Aitana Gonzalez in a breakaway. 10 146 10 146. Siamo alla campana di meno 3, mancano 3 giri. Isabella Fuchs va a guadagnare punto su punto e ha preso un gran vantaggio. Isabel Fuchs, this is a great action from the German girl. Two laps to go. Punti di meno 2. 10 146 10 146. E al passaggio, ultimo giro, Marco, ultimo giro, letzte Runde, last lap, dernier tour, Isabella Fuchs. Rimane davanti con i punti Jessica Rodriguez, ma facciamo un grande applauso a Isabella Fuchs, una grande azione che la porta sicuramente sul podio. Violetta Bron, seconda posizione sul traguardo, con il numero 146, Aitana Gonzalez. E a questo punto, questa è la, dovrebbe essere la classifica finale, con due atlete a 9 punti. E vediamo chi è arrivata davanti sul traguardo. Pare...